Con un'articolata istanza al direttore sanitario dell'ASP di Reggio Calabria, Domenico Minniti, nonché per conoscenza da altre autorità, tra le quali il commissario straordinario per la sanità Guido Longo, il consigliere regionale Marcello Anastasi ha chiesto spiegazioni in ordine al consultorio familiare dell'ASP operante in Melito Porto Salvo e che svolgeva fino a prima dell'emergenza Covid una importantissima attività di consulenza al servizio delle donne e dei minori, effettuando test per la prevenzione e la diagnosi dei tumori femminili al seno e al collo dell'utero, intervenendo in favore delle donne durante la gravidanza e poi dei nascituri e dei soggetti bisognosi di supporto e sostegno. L'emergenza Covid ha poi alterato tutti gli equilibri e di fatto l'attività è stata progressivamente ridotta fino ad essere sospesa. Con la propria missiva, l'onorevole Marcello Anastasi chiede un incontro urgente per affrontare e, si spera, trovare una soluzione idonea a riportare i livelli operativi della struttura ad un regime di efficienza al servizio della numerosa utenza del bacino territoriale di competenza.